Massimo Ostilio, assessore al turismo della Puglia, Udeur, si dimette. Marendola lo invita a restare in giunta. Oggi la decisione finale. Due sole offerte per una gara da 50 milioni di euro. Il direttore del Policlinico di Bari annulla il bando, ma finisce nel mirino dei sindacati. Oltre 50.000 le inchieste mai ultimate e vecchie di 10 anni. E così alla procura di Bari decidono di mandarle al macero, quasi tutte. Calcio, il martedì sera sorride solo al Bari, che agguanta la vittoria con l'ultimo tiro. Brutto Lecce, sconfitto ad Ascoli. Buongiorno, ben ritrovati dal TG Norba, buongiorno da Enzo Magistà. Buongiorno e ben trovati anche da Daniela Mazzacani. In apertura diamo uno sguardo ai principali titoli nazionali e internazionali. Il telegiornale. Stati Uniti, i candidati in testa guadagnano ulteriore terreno, il democratico Obama e il repubblicano McCain vincono le primarie in Virginia, Maryland e Washington DC. L'aborto fa discutere in Italia, a due mesi dalle elezioni politiche anticipate nasce un partito pro vita, mentre a Napoli la polizia interviene in un ospedale. L'Australia chiede scusa per le sofferenze causate agli aborigeni, è la prima volta nella storia, il discorso del primo ministro Rudd commuove gli aborigeni presenti. E nello sport Valentino Rossi, sorridente, annuncia l'accordo raggiunto con il fisco, pagherà 35 milioni di euro e tornerà a vivere in Italia. Berlusconi annuncia abolizione dell'ICI sulla prima casa e meno tasse sui salari. Il Partito della Libertà, favorevole a tenere insieme elezioni politiche e amministrative il 13 e 14 aprile. Barack Obama vince le primarie anche in Virginia, Maryland e Distretto di Columbia. Un altro duro colpo per la candidatura di Hillary Clinton. Questa sera Milan-Livorno, recupero di Serie A. I rossoneri tentano l'aggancio alla zona Champions. Le primarie negli Stati Uniti, Obama trionfa in tre stati e superi Hillary per numero dei delegati. Per i repubblicani vince McCain. Sì all'Election Day dal centro-destra, Berlusconi e Casini, confluite nel Popolo della Libertà, ma il leader dell'UDC no all'annessione. Il Partito Democratico lavora a una possibile intesa con Di Pietro, oggi incontro anche con Pannella, Veltroni dà l'addio a Roma. Padoa-Schioppa, solo tra un mese il quadro dei conti pubblici, i sindacati e Bertinotti, abbassare le tasse è una priorità. Polemiche a Napoli per l'irruzione in un ospedale della polizia dopo una denuncia per feticidio, ma era aborto terapeutico, la Turco dice una follia. Terminato lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, iniziato nello scorso novembre, il sindacato ha approvato la bozza del nuovo contratto, salva la cerimonia degli Oscar. Michele Emiliano torna da Roma a mani vuote. La segreteria nazionale del Partito Democratico ha infatti respinto la sua richiesta. Niente primarie in Puglia per la scelta dei candidati alle prossime elezioni politiche. La Puglia non ce l'ha fatta a convincere le altre regioni. Dunque un pizzico di delusione da parte di Emiliano, che però già pensa ad una vasta consultazione che possa in qualche modo sopperire la mancanza delle primarie. Infatti, se il vertice tra i segretari regionali e il vice segretario Franceschini ha escluso le primarie, Emiliano comunque ha chiesto una rigida selezione dei candidati attraverso le primarie che ha definito di secondo grado. Una bozza di regolamento lo ha consegnato già nelle mani della segreteria nazionale. I candidati saranno eletti da una vasta assemblea regionale che potrebbe riunirsi l'1 e il 2 marzo, composta da tutti gli eletti del Partito Democratico, dunque consiglieri, sindaci e parlamentari, ma anche dai membri dell'assemblea regionale del partito e dai delegati dei circoli. Chi intende partecipare alla selezione per candidarsi al Parlamento dovrebbe essere sostenuto da un certo numero di firme o da più circoli. I criteri, dice Emiliano, saranno fissati nei prossimi giorni. I candidati nei primi due posti delle liste di Camera e Senato saranno nominati dalla segreteria nazionale.
Questo significa che non ci sarà alcuna certezza di ricandidatura per i parlamentari uscenti, neanche per coloro che non hanno maturato la pensione. Anche perché, spiega Emiliano, bisognerà riservare almeno il 33% dei posti ritenuti di sicura elezione alle donne. Noi insisteremo perché la quota in Puglia sia 50 e 50, anche consapevoli delle difficoltà che ai candidati uscenti questa scelta può determinare. Il codice etico che la Puglia adotterà non consentirà inoltre di candidarsi a chi si dimette da sindaco o da presidente della provincia, dunque la candidatura del presidente della provincia di Taranto Florido sembra tramontare definitivamente. Intanto Veltroni sta definendo le tappe del pullman con il quale visiterà tutte le province italiane. Il 19 sarà in Molise, il 21 a Foggia e a Barletta Andrettrani. Solo verso la fine della campagna elettorale sarà Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Attenzione sullo sfondo anche della situazione difficile che si comincia a vivere alla regione Puglia. Ieri l'assessore al turismo Filio Deludeur si è dimesso, Vendola però gli ha rinnovato la fiducia. Vedremo oggi che cosa succederà. Io ammiro molto la capacità di Massimo Filio di reinventare un settore che era stato completamente raso al suolo, quello del turismo. Spero che loro restino, lo Stilio e i due consiglieri dell'Uder, parte integrante della maggioranza di governo. Con queste parole il presidente della regione Puglia Vendola ha praticamente respinto le dimissioni che ieri mattina di buon'ora gli aveva presentato l'assessore al turismo Ostilio, dimissioni sofferte e annunciate da tempo. Ostilio si sente a disagio in una giunta di centrosinistra dopo quello che è accaduto nel suo partito, l'Udeur. Non vuol fare il salto dall'altra parte, ma ritiene ugualmente incompatibile il suo incarico, essendo venute meno le ragioni politiche iniziali. Di tutt'altro avviso Vendola, che come avete sentito guarda ai fatti più che alle alleanze. Il no di Vendola ha sorpreso lo stesso Ostilio, che ha chiesto 24 ore di tempo per decidere se confermare o meno la sua decisione dopo il rigetto del presidente. Ne va anche della sua amicizia con Mastella, ma di mezzo ci sono anche le elezioni politiche nelle quali l'assessore potrebbe essere candidato. Forse oggi se ne saprà di più. Per l'opposizione invece non dovrebbero esserci pause di riflessione. Le dimissioni di Ostilio, secondo il capogruppo di Forza Italia Palese, sono lineari e coerenti. È chiaro che c'è una situazione di chiarezza, cioè se Ostilio ha presentato le dimissioni, che vuol dire che non fa parte più del contesto politico della maggioranza, quindi c'è incomprensibile l'atteggiamento di Vendola. Via libera del Consiglio regionale pugliese alle variazioni al bilancio di previsione 2008. Diverse le novità portate ieri grazie ai numerosi articoli aggiuntivi ed emendamenti presentati sia dall'opposizione che dalla Giunta. Nell'accreditamento sanitario saranno ridefiniti i bandi per il settore della specialistica, modificato anche il passaggio dai posti letto accreditati a quelli autorizzati. Da segnalare inoltre l'applicazione della tariffa unica convenzionale sulle protesi, nuove tariffe per la degenza all'oncologico di Bari e al De Bellis di Castellana e la creazione di un gruppo di lavoro specializzato per garantire l'assistenza domiciliare ai malati di SLA. Respinte invece le richieste del centrodestra di stanziare 5 milioni di euro a favore dei comuni salentini colpiti dall'emergenza rifiuti e di un contributo straordinario di 1 milione di euro per la visita del Papa Brindisi all'Euca. Pensata alla protesta dei dipendenti dei laboratori d'analisi privati, ieri c'è stato un vertice alla Regione prima e durante il Consiglio regionale. La Regione ha rinunciato all'emendamento che avrebbe presentato con le variazioni di bilancio, l'emendamento che prevedeva la riduzione del 20% delle tariffe dei laboratori d'analisi. Non ci sarà più questa riduzione, per cui la protesta è rientrata. La Procura di Bari vuol vederci chiaro sulle procedure utilizzate dalla Regione Puglia per gli accreditamenti e le convenzioni stipulate con diverse case di cura fino al dicembre scorso. Al momento nell'indagine non viene ipotizzato alcun reato, ma numerosi atti sono già stati acquisiti allo scopo di accertare se i funzionari regionali abbiano favorito o meno alcune strutture che premevano per ottenere entro la fine dell'anno gli accreditamenti non più ottenibili nel 2008. Le indagini hanno preso il via da un altro filone d'inchiesta che riguarda il presunto conflitto di interessi dell'assessore regionale alla sanità Tedesco. Si complica la vicenda dell'appalto per il servizio mensa al Policlinico di Bari. La gara
pubblica indetta dal direttore Castorani è stata annullata dallo stesso, il quale ha individuato alcune cose che forse non, a suo giudizio, non andavano nella stessa gara. E però i sindacati si ribellano, loro speravano che con la gara si potessero finalmente riottenere cucine nuove e molto più igieniche di quelle attuali, soprattutto potessero consumare i pasti alla mensa del policlinico. E adesso mettono in mora Castorani. Anche i sindacati non condividono la scelta del direttore generale del Policlinico di Bari, Castorani, di annullare la gara d'appalto per l'affidamento del servizio mensa, scaduto da oltre un anno e mezzo. Ieri, negli uffici della direzione del più grande ospedale pugliese, è stata una giornata convulsa di riunioni in successione per prendere decisioni che alla fine sono state rinviate per l'assenza del direttore amministrativo. Petroli è andato via e verrà sostituito da Rosato, ma forse solo a partire da oggi. Castorani prima voleva convocare una conferenza stampa per spiegare le ragioni che lo hanno indotto ad annullare la gara e a prorogare il servizio alla ditta che lo gestisce attualmente, poi ci ha ripensato, ma contattato dai giornalisti non si è potuto sottrarre a dare alcune spiegazioni. La più interessante è questa: ho deciso di annullare la gara perché sono pervenute solo due offerte e la cosa mi insospettisce. Secondo il direttore, di fronte ad una gara europea di 50 milioni di euro, le offerte avrebbero dovuto essere molte di più. Il fatto è però che la gara prescrive la costruzione del nuovo centro cucina nel policlinico e nelle more il confezionamento dei pasti in un impianto non distante più di 20 km dall'ospedale. Ad avere tali requisiti sono solo le ditte che hanno presentato l'offerta, né è pensabile che i pasti si possano confezionare in località più distanti di 20 km, i pazienti non li mangerebbero più. Pertanto, quando e se il policlinico bandirà la nuova gara, si ritroverà nella stessa condizione. Perché allora annullarla, si chiedono i sindacati. Il personale, ricordano i sindacati al direttore, attendono ormai da troppo tempo le nuove cucine e speravano che col bando pubblico si sarebbero potute riottenere nel giro di un anno. Se non sarà così, metteranno in mora il policlinico e chiederanno un risarcimento di 10 milioni di euro. Il sindaco di Ortanova protesta per dire no a una nuova discarica nel territorio comunale. Si è incatenato al portone della provincia di Foggia, dove ha trascorso tutta la notte. Scorco la notte nelle stanze e nei corridoi di Palazzo Dogana, dormendo su sacchi a pelo e brandine, vegliati da tre agenti della polizia provinciale. Alle 6 la sveglia e con la sveglia le catene. Sono tornati a legarsi alla balaustra del primo piano ed è cominciata così un'altra giornata di protesta per il sindaco di Ortanova e per alcuni dei suoi assessori e consiglieri comunali. Da ieri occupano la sede dell'amministrazione provinciale di Foggia, dell'ente cioè al quale chiedono di revocare la delibera che autorizza la discarica in località Ferrante. Quella delibera, il primo febbraio scorso, è stata sospesa dalla giunta provinciale. La sospensione dei lavori durerà 90 giorni, necessari a riavviare una conferenza di servizi e verificare se vi sono irregolarità o controindicazioni. Ma la pausa dei 90 giorni agli antidiscarica non basta. Vogliono il no definitivo, la revoca appunto. Stamattina abbiamo sentito il sindaco Giuseppe Moscarelli. Noi siamo intenzionati ad andare avanti ad oltranza, in quanto abbiamo necessità di interpretare questa volontà che hanno le nostre genti di non realizzare questa discarica. Mi auguro anche che quando prima la Giunta comprenda che è un problema serio, ne va della salute dei nostri concittadini, ne va dell'economia del nostro territorio. Se già ci lamentiamo per gli incrementi del prezzo di pasta e pane, e la magistratura, le procure di Bari e Lecce hanno addirittura aperto un'inchiesta per accertare se tutto sia o meno regolare, che cosa faremo adesso che si prevedono nuovi ulteriori incrementi dei prodotti da forno? Infatti sui mercati internazionali le aste di grano stanno scontando prezzi davvero record. Ci sono già nuovi incrementi di prezzo nell'acquisto delle materie prime, di grano in particolare. E questo
fa prevedere alle associazioni di categoria che entro giugno ci saranno ulteriori aumenti sia del prezzo del pane che sia di quello della pasta. Chiusura l'insegna degli acquisti per le borse americane. Positive stamane le borse asiatiche di Tokyo e Hong Kong. Sui mercati valutari il dollaro si indebolisce lievemente contro l'euro. Oltre 50.000 le inchieste mai ultimate, vecchie di 10 anni, e così alla procura di Bari decidono di mandarle al macero quasi tutte. Passeremo poi al calcio, il martedì sera sorride solo al Bari che agguanta la vittoria con l'ultimo tiro, brutto Lecce sconfitto ad Ascoli. Ne parliamo tra poco. Alcuni gravi episodi di malasanità pongono degli interrogativi. Casualità o precise responsabilità? Gli interessi della politica possono prevalere su quelli del malato? Qual è il male oscuro della sanità in Italia? Tutto questo a Versus, questa sera alle 21.15 su Telenorma 7. Sleepy golden star is as I away to say goodbye. Proprio ieri sera ha comprato una fotocamera digitale da 8 megapixel. Invece dal 7 al 16 febbraio da Tronin c'è un incredibile, imperdibile, fantastico sottocosto su tantissimi prodotti. Tronin, non ci sono paragoni. Contro lo sporco più sporco, nuovo Bin Crema con microsfere. Pulisce in un secondo e si risciacqua in un secondo. E soprattutto, non lascia tracce. La prova? Zero residui. Nuovo Bin Crema. Da oggi, lo sporco ai secondi contati. E con il nuovo Bin Liquido, pulito veloce anche per i pavimenti. I fastidi di un intestino stressato hanno i giorni contati. Imogermin Urto ricostruisce la flora batterica intestinale. Imogermin Urto, da Pulpharma in farmacia. Nel mio intimo c'è Cilli. Voglio protezione. Voglio Cilli con antibatterico. La sua formula attiva mi fa sentire sempre sicura e protetta. Cilli con antibatterico. Nel mio intimo c'è Cilli. 800-900-313. Quando sintomi di raffreddore e sintomi influenzali ti fanno sentire la testa come un pallone, Vivinci e ritorni effervescente. È un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi. Il maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta. Amaro Montenegro. Sapore vero. I beni confiscati alla mafia devono diventare pubblici, un concetto ribadito ieri in un vertice a Bari, dove c'è da superare un ostacolo difficile nel borgo antico. Sentiamo. Il piano nazionale che abbiamo elaborato mette al primo punto la liberazione dei beni già confiscati e destinati ai comuni che sono occupati dagli stessi proposti o da familiari o da terzi. Non usa mezzi termini il commissario di governo per la gestione dei beni confiscati al termine della riunione con i prefetti pugliesi. Sono 327 in Puglia gli immobili che appartenevano alla mafia attualmente interessati dal provvedimento, ma molti sono quelli ancora inutilizzati, principalmente per due motivi, perché sono ancora occupati o perché da ristrutturare.
Nel primo caso bisognerà usare il pugno di ferro per liberarli, nel secondo ecco in arrivo 90 milioni di euro dal piano operativo nazionale di sicurezza da ripartire fra 7 regioni, più altri 20 milioni di euro dal POR Puglia, soldi che serviranno al recupero dei beni. Tra i vari progetti che la regione intende adottare anche l'ipotesi di una rete di ostelli della gioventù nelle case dei boss. Ma a Bari il problema più urgente da affrontare è quello degli immobili dei capriati confiscati nel borgo antico. Gli appartamenti sono tutti abitati dalle donne e dai figli del clan. Al sindaco Emiliano cosa avete chiesto? Quale proposta avete fatto? Io gli ho proposto di pagare un minimo affitto e di rimanere qui. L'unica soluzione da fare, lui ha detto che non può far niente, trovarsi una casa per i fatti nostri, in affitto e basta. Nel caso vi aiuterebbe a fare il trasloco? Sì, lui contribuirà, ci darà un aiuto a traslocare. Dall'amministrazione potrebbe arrivare un sostegno, ma le capriati preferirebbero non lasciare Bari Vecchia. Ho detto almeno che i bambini finissero la scuola fino a giugno e non possono far niente. Che fine fanno le denunce, le querele di cui non si sa più niente? Che fine fanno le inchieste aperte mai concluse? Vanno ad accatastarsi in polverosi archivi presso le rispettive procure. A Bari, pensate un po', sono oltre 50.000 i fascicoli rimasti inevasi e non conclusi. Si tratta ovviamente di fascicoli che inibiscono piccoli reati come furti, liti condominiali o ingiurie che nel frattempo si sono estinti anche per le prescrizioni. 50.000 fascicoli che però ingolfano tutto il sistema delle procure e degli uffici GIP. E allora si è deciso, visto che si dovrà provvedere a rendere telematico l'archivio delle procure e degli uffici GIP, si è deciso di sfoltire questi fascicoli. Sugli oltre 50.000, più di 40.000 fascicoli andranno al macero, verranno praticamente archiviati e le carte portate, mandate proprio al macero. Ma non è escluso che la stessa sorte possa toccare anche ad altre migliaia di fascicoli. Toccherà ad una task force speciale costituita presso l'ufficio GIP valutare caso per caso i fascicoli da archiviare. Sarà un lavoro davvero improbo. Fascicoli al macero e giudici senza auto, accade sempre al Tribunale di Bari. Il Ministero ha deciso di non rinnovare il contratto di leasing per le autovetture e di non avvalersi della clausola che ne prevede il riscatto. E così i giudici hanno a disposizione per i loro spostamenti un unico mezzo. Una situazione paradossale se si pensa che a Bari vi sono due palazzi di giustizia che distano un chilometro l'uno dall'altro e che le udienze preliminari o i processi con rito abbreviato si tengono nell'aula bunker di Bitonto a 20 chilometri dal capoluogo. Finora tutti questi spostamenti avvenivano con le auto di servizio, d'ora in poi non si sa come si farà. Amministratori comunali ancora nel mirino a Foggia, un altro assessore riceve minaccia, si tratta dell'assessore alla cultura Potito Salatto, ha ricevuto una lettera di minacce e anche due bossoli di fucile calibro 12, tutto nella stessa busta. Non è purtroppo a Foggia il primo caso. Una vera e propria discarica abusiva di proiettili è stata scoperta alla periferia di Altamura in località Corrente a circa 3 chilometri dal centro abitato. A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco che hanno rinvenuto 26 bustoni di colore nero all'interno dei quali c'erano ben 11 quintali di munizioni di fucile del tipo utilizzato nei poligoni di tiro a Piattello. La scoperta è stata fatta dopo che al comando della polizia municipale era arrivata una telefonata anonima che segnalava la presenza delle cartucce sul ciglio della strada. Sembrava un tragico incidente stradale, un incidente come tanti, costato purtroppo la vita a Lucio Niro, 30 anni, il quale stava tornando a casa in provincia di Campobasso perché doveva sposarsi. A casa non c'è mai arrivato perché lungo la strada la sua auto è finita contro un albero, all'apparenza un tragico incidente stradale, però poi si è scoperto che il giovane è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco e questo a seguito dell'autopsia disposta dalla procura di Campobasso. Il momento del delitto potrebbe essere di natura
passionale ad uccidere il ragazzo potrebbe essere stato un altro pretendente della sua fidanzata, che stava per diventare sua moglie. Si sono vissuti attimi di paura ieri mattina all'Equile, nel Salento, dove una voragine profonda oltre un metro e mezzo e larga una quindicina di metri si è aperta improvvisamente in periferia in via Solano. Il terreno ha ceduto inghiottendo tre auto, a bordo delle quali fortunatamente non c'era nessuno. Le abitazioni più vicine si trovano ad una decina di metri, ma nelle vicinanze vi sono anche alcune palazzine in costruzione. La zona è stata ovviamente transennata per ragioni di sicurezza. Adesso passiamo al calcio. Ieri turno infrasettimanale in Serie B, purtroppo non è andata bene al Lecce, che ha perso ad Ascoli. Invece il Bari è riuscito a continuare la serie di vittorie, finalmente anche è riuscito a vincere la prima partita casalinga, quando alla sua guida c'è Antonio Conte. C'è riuscito con l'ultimo tiro, ma l'importante è aver vinto. Vediamo le sintesi, la cronaca di questi due incontri. Un gol di Santorugo splendidamente assistito da Camata ad un minuto dalla fine regala al Bari la seconda vittoria consecutiva, la prima di Antonio Conte a San Nicola. La prima azione della gara è di massa piacentina con Patrascu che impegna Gillet. Il Bari risponde con Bonanni, ma Donna non arriva in tempo su tiro cross del compagno. Aspas non approfitta di questo errore di Gillet in disimpegno. Neff pesca Serafini in ottima posizione che spara alto. Stesso copione poco dopo per Aspas che è tirato sulla traversa. Punizione di Bonanni che percorre la barriera e si intacca alle spalle di Mauro Antonio per il vantaggio barese. Tulli, arrivato a gennaio da Lecce, si prova di testa. Gillet para in due tempi. Mauro Antonio, un passato nelle giovanili del Bari per il portiere piacentino, para questo colpo di testa di Santorugo. Non si intendono Marchese e Gillet in questo disimpegno. I biancorossi nella ripresa cominciano in sofferenza per questa disattenzione difensiva. Il pareggio del Piacenza porta la firma di Tulli, che risegna con un'altra maglia sempre a San Nicola dopo il derby con il Lecce. Occasione di Dedic che ha il tempo di incrociare ma fa la barba al palo. Tentativo di Cavalli che su assist di Gazzi non trova lo specchio della porta. Ad un minuto dalla fine Camata scivola sulla sinistra e mette un pallone facile sui piedi di Santorugo, che ha il grande merito di essere al posto giusto al momento giusto, cioè quello per segnare il gol del 2-1. Il Bari sale a quota 27 in classifica e sugli ali dell'entusiasmo si prepara sabato prossimo ad affrontare il Ravenna. Nella Formula 1 della B concedersi un pit stop è vietatissimo, è quello che ha fatto il Lecce ad Ascoli subendo notevoli danni in classifica. Un brutto Lecce, stranito, distratto, poco furbo, che ha risentito moltissimo dell'assenza di Tiribocchi, suo uomo simbolo. E dire che l'avvio è stato più che propizio al sesto Valdés, pesca abbruscato che scatta bene ma si fa chiudere da Paoloni. All'undicesimo Sommese si fa espellere per frasi irriguardose, l'Ascoli è in 10. Diciottesimo tiro di Zanchetta, Paoloni ribatte e abbruscato divora la seconda palla gol. Il destino beffa il Lecce che al 20° subisce la rete su questa punizione di Belinghieri. I salentini cercano la reazione e 5 minuti dopo Zanchetta su punizione forse deviata ottiene l'1-1. Il Lecce però non sa approfittare del vantaggio numerico, l'Ascoli moltiplica le forze e al 38° Velotto punisce con un rigore il fallo di Esposito su Bernacci, che forse è avvenuto fuori area, batte e segna lo specialista Soncin. Ripresa, entra Corvia, il Lecce prova ad attaccare, al 7° Valdés scatta in area, si scontra con Paoloni, l'arbitro lascia correre, qualche minuto dopo il cileno si fa ingenuamente espellere per proteste. I salentini non riescono ad attaccare con efficacia, l'Ascoli è arcigno e non concede spazio, tuttavia le due occasioni finali arrivano, al 39° abbruscato si fa chiudere ancora dall'ottimo Paoloni, è in pieno recupero e Corvia a sparare la bomba, disinnescata dal portiere marchigiano. L'Ascoli vince meritatamente, il Lecce deve riflettere su questo pit stop, ora ci sono due partite in casa per riprendere la corsa. Con questo è tutto, il prossimo TG Norba subito dopo la pubblicità, grazie per l'ascolto, buona giornata. Grazie, arrivederci.